Ragazzi, spesso parliamo di 4K, 8K, addirittura 12K per alcuni brand, ma quando vale la pena utilizzare uno di questi formati e quando invece tornare al nostro caro e amato Full HD? In questo video oggi ne parliamo in maniera lineare, ma soprattutto vi portiamo degli esempi concreti nelle nostre produzioni. Sigla. Ciao a tutti ragazzi e bentornati qui sul canale. Innanzitutto, se questo argomento vi piace, anche questi video qui un po' più pratici vi possono interessare, mi raccomando fatemelo sapere con un commento e un like per supportare una serie di questo tipo. Ma arriviamo al dunque, perché ci sono tante piccole cose da dire. Spesso abbiamo sentito dire che ormai bisogna per forza produrre contenuti in 4K, perché 4K è nelle case di tutti, tutti hanno monitor in questa risoluzione. Insomma, è un discorso combattuto e sicuramente ognuno di noi può avere esperienze diverse e clienti diversi. Certo, ma secondo me possiamo arrivare a tirare un po' le somme dopo diversi anni in cui il 4K è diventato un po' alla merce di tutti. Ecco, non escono più macchine che non hanno questo tipo di formato. Abbiamo le prime mirrorless in 8K come la EOS R5, la 1. Abbiamo poi la Blackmagic che è uscita con la sua 6K, ma anche con la 12K, che comunque ha un prezzo tutto sommato abbastanza accessibile, specie dopo l'ultimo calo. E quindi diciamo che ci troviamo di fronte non solo a delle delivery in 4K, ma anche effettivamente alla creazione di video e magari post-produzioni finali in 6K o oltre. Quindi quando vale la pena utilizzare vari formati e quando ancora il Full HD può essere uno di quei formati accettabili con il quale sia realizzare i nostri video ma anche poi consegnarli effettivamente al cliente. Vi parlo un po' di quello che è il nostro modo di lavorare qui in studio e con Crop abbiamo fatto delle decisioni di un certo tipo. Per quanto mi riguarda, ormai il 90% di tutti i contenuti che realizziamo li giriamo in 4K per due motivi. In primis perché abbiamo più qualità. Spesso magari a volte possiamo anche ricavare qualche frame che va benissimo come post Instagram. Per chi mi segue su Instagram sa che molte volte metto frame dei video piuttosto che ricavo dai frame le miniature dei nostri video su YouTube, piuttosto che delle sequenze di immagini, insomma, ne avete visti parecchi e il 4K, per quanto ci riguarda, è effettivamente un buon modo anche per ricavare brevi contenuti per il web, anche fotografici, passatemi il termine. Il secondo motivo è che ovviamente con la 7S3 e la FX3 possiamo creare file in 4K a 25, 50 e 100 fps, cosa super utile per avere un po' tutti i vari formati di slow motion e che una volta con la 7S Mark II o con la 7.3 avrei dovuto sacrificare a discapito di un Full HD invece, cosa che per fortuna sono riuscito a scampare e che ormai utilizzo solamente per frame rate superiori, cioè a 240 fps, che è il frame rate con il quale posso girare in Full HD, scelta che feci ad esempio per quanto riguarda le Iron Dames. Giravo quasi tutto in 4K e poi in Full HD solamente le parti in cui mi servivano i 240 fps, quindi switchavo un po' fra questi due formati. In questo periodo sto provando ad esempio la R5C di Canon, dove l'8K è preponderante e ci garantisce anche il 60 fps in 8K, cosa super utile ma che effettivamente, salvo rari casi, mi sembra fin troppo. In varie recensioni poi vi ho elogiato invece secondo me la scelta di Blackmagic e si spera anche di X-H2 di Fuji quest'anno, incrociamo le dita, di preferire e prediligere un buon 6K. Secondo me è una soluzione perfetta intermedia per chi vuole un buon 4K in delivery ma vorrebbe ancora quel gioco di ritagli piuttosto che downscaling leggero per avere un file migliore e in qualche modo più nitido e lavorabile. Parlando però dell'aspetto pratico, i clienti vogliono o non vogliono il 4K? A mio avviso è qualcosa che viene sempre lasciato in secondo luogo, ecco, non abbiamo mai avuto effettivamente troppe richieste di una delivery finita in 4K. Quello che consigliamo noi nel nostro lato di consulenza, quando ci facciamo un lavoro insieme ai clienti appunto, è quello del pensare alla finalità del prodotto. E con finalità non parlo solo di web o TV, parliamoci chiaro, ma proprio della piattaforma specifica. Vi facciamo un esempio. La campagna che abbiamo realizzato per Tiguglio lo scorso anno, completamente girata in 4K, ha avuto poi una delivery in Full HD. Era pensata per storie Instagram e post. Inutile caricare file in 4K su Instagram, anche perché la piattaforma praticamente non li vede nemmeno. Anzi, carica comunque in Full HD e quindi tanto vale fare un buon video in 1080 piuttosto che dare dei file giganteschi che magari poi i social media manager devono caricare col 5G o mentre sono in giro si ritrovano a dover uploadare 120-140 mega di file per un 15 secondi. Praticamente inutile. Quindi in questo caso diamo delivery in Full HD. Peggio ancora, magari ci sono volte in cui la piattaforma, non riuscendo a gestire il 4K, va a comprimere in una maniera tutta sua il file
con maggiore risoluzione per renderlo Full HD e chissà solo cosa fanno gli algoritmi, quindi cerchiamo di dare subito un file pronto e ideale per l'utilizzo. Un bitrate medio di 35-40, che è quello che un po' Final Cut usa in export, e siamo a posto, non abbiamo avuto grandi problemi e nessuno si è mai lamentato della qualità finale. E tra l'altro qualità finale che potete vedere anche sui nostri profili, quindi fondamentalmente ci potete guardare direttamente, vi lascio il link in descrizione, osservate e vedete quello che è. Tuttavia però cambia il discorso quando si passa a YouTube, dove il 4K è effettivamente un valore aggiunto, sia perché YouTube lo riconosce come tag, se voi entrate su YouTube vedete il video segnato in 4K, ma inoltre se andate nelle guideline di YouTube trovate anche che il 4K viene caricato con un bitrate diverso rispetto al Full HD, e bitrate è sinonimo spesso di qualità maggiore a discapito anche della risoluzione. Ecco, se caricate un video in 4K con un bitrate esportato a 12 è peggio che un Full HD con un bitrate esportato a 50, quindi questa è un po' la differenza. Tuttavia YouTube codifica il video in 4K con un bitrate 3 volte superiore quasi rispetto al Full HD, cosa fondamentale per avere una buona qualità. Quindi mi viene quasi da dire, piuttosto lavorate tutto in Full HD ed esportate in upscaling in post il vostro video da Full HD a 4K e caricatelo in 4K su YouTube. Può comunque risultare migliore che un video puro Full HD, proprio per questo fattore qua. Quindi, decisa un po' la piattaforma, scegliamo anche come andare a lavorare. Io quello che faccio nei miei progetti personalmente è questo. Monto tutto su una timeline in 4K, quindi il mio progetto lo lavoro alla massima qualità possibile, in modo da poter avere tutto più visibile, in modo da poter andare a fare delle maschere su delle schermate più grandi, con più dettagli e quant'altro. E poi successivamente, facendo una compound clip su Final Cut, vado a crearmi singoli progetti che possono essere il 1080, il 9/16, il 4/5, eccetera, eccetera. In modo che poi vado ad adattarmi poi le singole clip andando a dezoomare, rizoomare e quant'altro se ne ho bisogno. Nel caso in cui invece no, esporto poi 1080, 4K, eccetera, eccetera, in maniera molto più veloce e molto più rapida. Tra l'altro, noi che usiamo Final Cut, da poco hanno anche aggiunto in qualche versione fa la possibilità di farglielo fare in automatico all'intelligenza artificiale, l'upscaling di tutte le varie clip, e di poter avere quindi da un progetto montato magari in 9/16 il file poi in 16 noni, 4/5 e quant'altro. Quindi insomma ci sono mille modalità, quelle poi dipende da come vi trovate meglio voi e quante delivery dovete fare. Tuttavia, quindi, per concludere un po', ha senso acquistare una macchina 6K e 8K proprio per avere una delivery full 4K, ma soprattutto andare a ridurre magari le clip originali e avere un 4K perfetto, un po' come facciamo da sempre dal 4K al Full HD? Sinceramente dipende, e dipende semplicemente da una cosa, anzi da due. La prima è il computer che andate a utilizzare. Se vi potete permettere delle macchine come il Mac Studio Ultra, ad esempio, quindi 128 GB di RAM, computer super potenti, magari con delle 3090 Ti, eccetera, eccetera, allora vi potrei anche dire di sì. La seconda cosa, però, è lo spazio di archiviazione. Un nostro video di YouTube in media è girato in 4K a 60, che è tendenzialmente quello che utilizziamo per fare tutti i b-roll, eccetera, pesa dai 200 ai 300 giga nei progetti medi, quindi b-roll più parlato. Capite che quando si fa magari un lavoro di settimane piuttosto che mesi, si possono arrivare anche a avere cartelle da 1-2 tera in 4K. Immaginiamo se realizziamo progetti in 6K-8K, considerando il fatto che noi giriamo in XAVCS, che è il formato più compresso che Sony offre, perché se girassimo in XAVCI o in XAVCHS, piuttosto che chi ha Blackmagic magari in ProRes o in RAW LT, la cosa diventerebbe veramente complessa. Quindi quello che vi posso dire è: cercate bene di capire il roster di cose utili, perché è bellissimo avere la 1 che gira in 8K, ma se poi non abbiamo soldi per gli hard disk, soldi per i computer, dobbiamo fare i proxy, eccetera, eccetera, tanto vale fare un buon Full HD o un buon 4K o un 2,7K perché siamo matti e ci siamo svegliati a mezzo e mezzo, può anche essere una buona cosa, ma è inutile avere delle macchine che fanno i milioni di K se poi tutta la nostra infrastruttura non ci permette né di gestirlo né di archiviarlo, anche perché parliamo di archiviazione ma parliamo anche di schede che servono per registrarlo. È un po' il motivo per il quale non mi è mai convinto pienamente le possibilità di Blackmagic di non avere un MP4 o un H265, ecco. Avrei preferito non dover gestire per forza solamente il ProRes o solamente il RAW, che pesano tantissimo e hanno bisogno addirittura degli SSD attaccati alle macchine. Tendenza che abbiamo visto andare avanti con la GH6 e con la R5C che stiamo usando in sti giorni, che richiede delle schede CF Express di tipo B da 512 GB per poter lavorare un minimo con un senso. Quindi insomma, diciamo che va fatto un po' un'analisi di tutto quello che è il nostro ecosistema. Non sdegniamo il Full HD però, per quanto sia comunque passato ed è necessario secondo me nel 2022 avere la possibilità di fare un buon 4K
a 50 fps, quindi offrire una delivery fatta e finita anche con gli slow-mo in 4K. Tuttavia non schifiamo la possibilità di utilizzare ancora il Full HD per determinate cose. Abbiamo ancora visto macchine che offrono grandi prestazioni in Full HD, GH6 ad esempio è una di quelle. Abbiamo 300 fps sul Full HD, ma basti pensare ad esempio alle RX Mark 7 di Sony, che hanno 1000 fps in Full HD, che possono tornare utili per alcune scelte, così come camere magari più alte a livello di costi, come possono essere le Chronos o le nuove camere slow motion low cost, che offrono dei buonissimi Full HD a 10 fps altissimi. Quindi insomma, cerchiamo di capire bene quando, come, dove, perché un formato in 1080 possa ancora essere utile nelle nostre produzioni, ma soprattutto qual è la finalità del nostro cliente. Inutile dare file enormi in 4K a clienti che caricano storie su Instagram e fanno post quadrati su schermi grossi così, ragazzi, perché bello tutto, bella la qualità, ma a volte forse non ne vale nemmeno la pena. Quindi metteteci la testa, analizzate bene il vostro mercato, analizzate bene i vostri clienti e parlatene con loro. Vi serve veramente il 4K? Insegnateli a cosa può servire a loro e a cosa può non servire. Tuttavia il mio consiglio è, se potete e vi potete permettere tutto quello che è un ingest e una lavorazione del 4K, lavorate in 4K, sia perché i vostri file durano di più nel tempo, nel senso che se fra 5-6 anni riprendete dei buoni file in 4K, li potete riutilizzare, cosa che comincio a vedere fare un po' fatica con le mie vecchie riprese in Full HD, penso ad esempio ai miei video della Nuova Zelanda, eccetera, sia perché magari appunto un cliente con il quale lavorerete da qui ai prossimi N anni, fra qualche anno potrebbe chiedervi di realizzare dei video con lo storico e quant'altro, avere dei buoni file in 4K da riproporre magari nel 2030, dove sicuramente sarà uno standard quasi superato, potrebbe essere figo, fondamentale, ma soprattutto richiesto dal vostro cliente. Quindi cominciate a vedere un po' le cose anche in prospettiva. Vale la pena cominciare a creare un archivio in 4K? Secondo me sì, ovviamente spendendo soldi per hard disk e quant'altro. Ma di questo argomento archiviazione ne parleremo in un prossimo video. Stiamo lavorando a una cosa figa qua in studio, ma non vi spoilerò troppo. Detto questo, ragazzi, voglio sapere la vostra. Come girate, con cosa e perché soprattutto? Fatemelo sapere con un commento qui sotto. Fatemi sapere anche se questo tipo di video vi possono piacere, così non troppo tecnici dal punto di vista dell'attrezzatura, ma più del workflow da videomaker e fotografo. Fatemelo sapere con un commento e con un like. Mi raccomando, ragazzi, seguitemi su Instagram se ancora non lo fate e su tutti i nuovi canali di Crop che trovate in descrizione, quindi controllatelo e ci vediamo lì. Ciao!